Salve a tutti ragazzi, come andiamo? Dopo tantissimo tempo, rieccoci sugli snapshot di Java della 1.21. Quest'oggi cosa faremo? Andremo a vedere un po' alcune novità che ci saranno nella 1.21, che dallo snapshot di ieri mi ha convinto ancora di più, che in realtà per quando pubblicherò questo video sarà dell'altro ieri, che comunque mi ha convinto ancora di più di questo aggiornamento, di quanto sarà figo. Già qua vedete degli oggetti veramente bellissimi di questo aggiornamento. Comunque, direi di iniziare dal macete. Il macete è una nuova arma di Minecraft che va in alto più danno fai. Ora, facciamo un esempio molto, molto easy con questo Warden. Più in alto vado, più danno ci faccio. Ok. Vedete, avete sentito il rumore? Sì. Più vado in alto, più fa danno. Ok, colpo finale. E lo killiamo. Se già cadevo da molto più in alto, lo potevo one shottare. Comunque, come si crafta questo macete? Allora, le cose che ci servono sono Breeze Rod, che è questa qua, che si ottiene uccidendo il Breeze, che è questo nuovo mob che si trova nelle Trial Chambers, che andremo a vedere fra poco. Killandolo ci dropperà la Breeze Rod. Per craftare il macete dovremo avere anche il Heavy Core, che si potrà ottenere nelle Trial Chamber dal Vault, questo blocco che è una chest che è sbloccabile solamente con delle chiavi, ma questo lo vedremo dopo. Mettendo una Breeze Rod e sopra un Heavy Core avremo il macete. Ragazzi, inoltre sono stati aggiunti 3 nuovi enchant solamente per il macete. Ne abbiamo 3 tipi di enchant. Abbiamo Breach, Wind Dust e Density. Prendiamo come primo Density. O da questa altezza abbiamo fatto in questo momento al Warden un danno maggiore rispetto a quello che avremmo dovuto fare con il macete normale. Invece, cosa fa Wind Dust? Wind Dust è molto comodo e ve lo farò vedere prima con degli armorset, perché è veramente fighissimo. Andrà a spawnare una raffica di vento che darà un knockback e ci farà volare. Facciamo così. E ci farà sempre solamente fare danni critici. E guardate quanti cuori togliamo al Warden. Cioè, questa è tanta roba. Cioè, abbiamo praticamente ucciso in pochi danni un Warden. Comunque, l'ultimo enchant è Breach. Più è alto di livello, più andrà a togliere l'efficienza dell'armatura ai mob che andremo a hittare. Quindi se andiamo a hittare un mob è come se non avesse l'armatura, in poche parole. Più è alto il livello, più danno gli faremo. Semplicemente questo. Se invece vogliamo craftare un altro item, mettendo una Breeze Rod potremo ottenere le Wind Charge. Servono semplicemente a questo. Vedete, praticamente potremmo darci knockback e volare più in alto. Con queste Breeze Rod potremo anche attivare i circuiti e resto. Quindi, per esempio, prendiamo un bottone. Potremmo attivare circuiti in redstone con un bottone, qualsiasi cosa che si muove a distanza. Quindi questo qua è l'attacco del Breeze, letteralmente. Il Breeze è immune a qualsiasi proiettile. Lo respingerà. Proprio lui nel chill. Ok ragazzi, adesso siamo in Spectator perché andremo a vedere le Trial Chamber. Erano proprio qua sotto. Comunque, eccovi qua, vedete che le Trial Chamber non sono molto rare perché erano proprio a fianco allo spawn. Comunque, queste qua sono le Trial Chamber. Ovviamente dal video scorso che ho fatto sono decisamente cambiate e variate di più. Allora, intanto come funzionano le Trial Chamber? Intanto quando non c'è un vero e proprio inizio, quindi noi possiamo iniziare anche da qua. Comunque, prendiamoci un attimo un set un po' più adatto e andranno a spawnare delle orde di mob. Il tipo di mob che andrà a spawnare lo spawner è indicato da questi blocchi.
esempio qua abbiamo dei blocchi di ghiaccio che andranno a indicare che andrà a spawnare solamente scheletri di ghiaccio. E potete vedere che il trial spawner può spawnare cibo oppure altri loot, però non troppe cose, oppure queste chiavi. A cosa ci servono queste chiavi? Ci servono per attivare i vault. Con i vault, se mettiamo dentro la chiave, ci andrà ad andare un loot. In questo caso ci ha dato queste cose. Abbiamo trovato l'Evicore, che ci permetterà di fare il macete, un tridente dell'iron, un libro di efficienza 1 e un ominous bottle. A cosa serve questo ominous bottle? Praticamente, se noi adesso ci spostiamo un attimo per la real chamber, andiamo per esempio nel corridoio, questa pozione cosa farà? Ci andrà a dare il bad omen. Il bad omen che cos'è? È l'effetto classico che ci dà quando killiamo un pillager, lo stendardo. Quindi se abbiamo questo effetto, ci avviciniamo a un villaggio e si attiverà un raid. Adesso è stato cambiato e quando killeremo il pillager ci darà una maledizione che avrà due fasi. Se ci avviciniamo a un villaggio diventerà una maledizione per il villaggio. Invece andremo in una trial chamber e avremo una maledizione nella trial chamber. Cosa succederà? I mob diventeranno più potenziati, con armature potenziate, e ci andranno a dare questa chiave, l'Ominous Trial Key, che ci permetterà di attivare questo vault particolare. È un classico vault, però con una variante diversa che non possiamo ottenere. Comunque, adesso la pozione, l'effetto di Benoming lo potremo ottenere anche tramite questa pozione che vedete qua, che mi ha dato il vault. Si è bevuta, adesso no, magari ci prendiamo un'armatura o un qualcosa per proteggerci. Se noi adesso andiamo in survival, vedete che i spawner sono classici, quindi col dettaglio di rame. Ma se beviamo questa pozione, vedete che abbiamo il bad omen. Ma se mi avvicino ai dei trail spawner, avremo questa maledizione e anche i spawner saranno maledetti. Vedete che è cambiata anche la texture e andranno a spawnare. Vedete qua, per esempio, abbiamo uno scheletro sopra il ragno. E come vedete possono anche spawnare delle pozioni che possono essere buone o cattive. Per esempio adesso ci ha dato una nuova pozione. Cos'è Infested? Praticamente se veniamo killati abbiamo una piccola percentuale che possiamo spawnare dei silverfish. Qua abbiamo altri trial spawner. Ok, abbiamo quasi killato tutti i mob. E come vedete lo spawner appena droppato, ora questo non consideriamola, la trial key, l'ominous trial key. Dove la dobbiamo attivare questa trial key? La dobbiamo attivare da quel tipo di vault, vault maledetto. E attiviamolo. Come vedete ci andrà a dare un loot decisamente migliore. Quindi abbiamo un enchanted golden apple, una gapple normale e dei diamanti. Comunque potete vedere che è abbastanza OP come maledizione. Sta da affrontare, però molto bello. Ecco qui che spawnano degli scheletri e vi vorrei far notare che i mob quindi potenziati spawneranno con un'armatura, con le nuove varianti di Armor Trim. Ora sono schiattato. Comunque ragazzi, ecco qua i nuovi Armor Trim. Quindi abbiamo il Bolt Armor Trim e il Flow Armor Trim. Questi sono i nuovissimi Armor Trim che devo dire che come estetica sono veramente, ma veramente molto belli. Poi invece abbiamo le nuove Pottery Shard e i nuovi vasi. Qui abbiamo il Flow Pottery Shard e il Guster Pottery Shard. Quindi entrambi inerenti, come in questo Armor Trim, al Breeze. Comunque nell'aggiornamento avremo anche il crafter, di cui si è già visto, cioè ormai lo conosciamo bene, possiamo deselezionare gli oggetti, per esempio voglio fare un vaso, facciamo bene, come anche tutti i vari blocchi, varianti di bulb.
Comunque, se vi interessa, ho fatto dei video inerenti a questi blocchi un po' di tempo fa e ve li metto qua in alto a destra se li volete vedere. Comunque, siamo quasi giunti alla fine delle novità di questo aggiornamento. Vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al mio canale, perché è veramente complicato parlare di queste cose perché sono un po' difficili da, soprattutto della pozione, da spiegare. Ora andiamo a vedere anche tutte le altre, ovviamente, ma con la pozione della maledizione, se la trovo, eccola qua. Ovviamente vedete che ci sono anche i vari livelli e ogni livello dura un po' di più. Adesso prendiamo quello che dura di meno e vedete che il massimo è di un'ora di effetto. Comunque, ovviamente questo qua è l'effetto che si ottiene anche dai pillager. Se andiamo in un villaggio survival, così riesco. Vediamo la pozione. E vedete che adesso avremo il Ride Omen. E potete vedere che per ora non c'è nulla. Però abbiamo 15 secondi di tempo per prepararci. E dopo questo countdown di effetto inizierà il raid nel villaggio. Ecco, vedete? È finito l'effetto, non ce l'ho più. Ed è iniziato il raid. Da quando i pillager piangono? No, ma è terribile! Comunque, adesso passiamo alle ultime novità. Mentre in questo video non parlerò di troppo nello specifico di anche comandi e varie cose. Comunque, hanno aggiunto anche molti comandi, molte cose belle. Comunque, hanno aggiunto delle nuove pozioni. Abbiamo Infestation, Ozing, Giving e Wind Changing. Allora, cosa fa il Wind Changing? Praticamente, se è splashato su una mucca, vedete che avrà questo effetto vento attorno. Se la andremo a killare, andrà a spawnare questa carica di vento. Quindi quando noi avremo la maledizione, come vi ho fatto vedere prima, ci spawneranno addosso e anche addosso ai mob questi tipo di pozioni, queste quattro pozioni, che andranno a dare ai vari mob dei poteri specifici. Questo qua invece cosa fa? Weaving. Praticamente, quando ucciso una mucca, un mob qualsiasi, andrà a spawnare delle ragnatele. Poi passiamo a Ozing. Ozing anch'esso è un effetto molto fastidioso, perché ucciso un mob andrà a spawnare degli slime. Infine l'infestation di cui abbiamo parlato prima. Se killato un mob avremo una piccola probabilità che esso andrà, dopo essere killato, a spawnare dei silverfish. Comunque, adesso vi mostro anche le varie pixel art degli effetti. È molto belle. Anche il Bad Omen è bellissimo, come ha una pixel art veramente bella, il Bad Omen. E anche il suono di quando ti prendi l'effetto è bellissimo. Comunque, raga, infine abbiamo l'armadillo e l'armatura per i cani. Allora, andiamo a cercare un armadillo. Ecco qua. Qua possiamo trovare degli armadilli. Intanto, se ci sprintiamo vicino, gli armadilli si spaventeranno e si chiuderanno su se stessi. Stessa cosa, entreranno nel loro guscio quando saranno nelle vicinanze di un mob. Come vedete, rimarrà chiuso finché lo zombie non morirà. Infatti, potete vedere adesso lo zombie è andato via e uscirà dal suo guscio. Adesso sono spaventato io. Come si fa a dare da mangiare a questo mob? Ci servirà un questo zombie. Qua ci servirà per dare da mangiare a questo. Cioè, cosa potremmo usare? Potremmo usare gli occhi di ragno. Allora, prendiamo gli spider egg. Come potete vedere, l'armadillo sta venendo da me. Oh, ce la fate? Ah, ok, perfetto. Allora, nel tempo cosa andranno a droppare? Andranno a droppare gli skewt. Gli skewt sono questi. Questi sono gli skewt di armadillo, che ci permetteranno anche di fare anche un'altra cosa. Prendiamo anche un brush. Utilizzando il brush, ora non nel piccolo ma in questi grandi, potremo farmare skewt. Vado in survival. È già morto il brush, quindi è molto complicato farmarli. Se facciamo questo crafting, potremmo craftare il wolf armor e dei lupi. Lupi che inoltre hanno delle nuove texture. Però se li spawnerò qua, avrà questa texture, che in ogni tipo di bioma avrà un diverso tipo di texture. Vedete a schermo, questi qua sono tutti i tipi
di lupi che potremo avere nei diversi biomi. Ci clicchiamo sopra con questa armatura, ce la posso mettere. Come potete vedere, possiamo anche colorare l'armatura. Mettiamo l'armatura, un colorante, e come potete vedere, dov'è il cane? Potremo colorare l'armatura. Così potremo togliere l'armatura. Comunque, un piccolo dettaglio, ho notato che hanno cambiato anche la texture del collare, che prima si vedeva poco. Ora vi mostro con una TNT. Non so, una cosa molto brutta quella che sto per fare, però è per la scienza. I cani non moriranno, ma prenderanno giusto un poco danno. E come notate, l'armatura si per riaggiustarla possiamo fare come su Iron Golem. Possiamo aggiustarla. Vediamo anche questo. Vedete? Vorrei aggiungere anche che sono stati aggiunti dei nuovi achievement per le Trial Chamber. Quindi abbiamo questo, quindi per Rockets, Crafting Crafters, questo. Quindi molti achievement sulla nuova versione. Comunque ragazzi, spero che questo video sia stato di vostro gradimento e che vi sia piaciuto. E nulla, ci vediamo al prossimo video su informazioni di Snapshot o altro. Ciao!